Ragazzi, vi faccio solo vedere. Stamattina guardate. Cominciando dalla pioggia di stamattina. Ta-da! È partita con la pioggia e guardate che meraviglia oggi che c'è. C'è un sole che spacca le pietre. Sta molto bene. Meno male. Picchia bene anche. Picchia bene anche. Avevano messo pioggia e invece le previsioni si sono sbagliate. Forse oggi fa anche un bagno Fabio, non credo. Sì, sì. Fai il bagno? Probabilmente oggi pomeriggio. Bene. Come over and start a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop a venom man on the jukebox. And then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Cercano di non ammazzarsi, cosa del genere. Adesso dovrebbero iniziare fra quanto? Alle 5, giusto? Alle 5 era già molto bene. Infatti, se vedete, là c'è la rampa già pronta per la postazione e qua ci sono le moto. Yeah! E Cattolica si è magicamente riempita. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with your body. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now I'm bet she smell like you. Everything is covering something brand new. I'm in love with your body. Anche questa serata è finita, anche questa giornata è finita. Reso conto della giornata? Beh, è stata una giornata molto prolifica. Molto bella. Uno per il sole fantastico che c'era oggi. Aveva messo pioggia torrenziale, invece alle 8 si è aperto e è stata un'escalation di gradi. Sì, veramente, è stato un punto dove c'era veramente, veramente caldo, caldissimo. Avremmo superato i 30 oggi qua. Sì. Tra le 2 e le 3 del pomeriggio. Non so, noi è un po' di anni che veniamo a settembre, ma secondo me è uno dei periodi migliori. Sì, perché l'acqua è calda, non c'è la ressa di agosto, anche se stasera...
Ma spiega perché però. Sì, no, beh, questo è il weekend del GP di Misano. Quindi si è sbombato, c'è sempre pieno di gente. Tra l'altro qua in Centro Cattolica c'è anche un locale 46, diciamo. Dedicato. Presumo siano tifosi di Valentino Rossi. Esatto, dedicato a Valentino Rossi. Infatti, io volevo provare ad andare là e Viva Marquez! Però, no, comunque no, cioè nel senso, non lo penso, quindi. Però era bello vedere magari la loro reazione. Ci siamo rifugiati In un in locale a un bere. locale a bere, E di cosa stavamo bevendo? mentre gli altri bevevano gin tonic, Coca Havana, mojiti vari, birre a svoltoloni. Tisana, zenzero e limone. No, zenzero e miele. Cioè, Tu e io un mirtillo. must. Invece stasera siamo riusciti a mangiarci un bel gelatazzo con mia sorella e i bambini, che è l'altro motivo per cui oggi è stata una bella giornata, perché abbiamo Impegnativa. giocato impegnativa ma bellissima. Abbiamo due nipotini che sono due caratteri opposti, sembrano per il momento, però sono troppo belli da vedere. Poi quello più grande ci fa troppa impressione vedere come sta crescendo. È uguale a me. Ah sì, di cosa è successo oggi? E niente, mi ha fermato uno di quei fotografi lì, Qua ci quelli sono sulla che spiaggia dei girano sui, fotografi. sulla spiaggia fotografi. Sì, per farti le foto da sulla spiaggia, E sto quindi. andando in giro con mio nipote e mi fa: vuoi una foto con la tua fotocopia? Io sto tra me e me, che caspita vuole questo qua? La mia fotocopia, mio nipote. Poi dopo ci sono arrivato. Perché il bambino praticamente di mia sorella è biondo con gli occhi azzurri, Io sono come... biondissimo. Sì, lui è, beh, è castano come te, dai. È un po' più chiaro di te, ma non di tantissimo. E ha gli occhi azzurri. E dato che non so per qual motivo, ma mio cognato somiglia moltissimo a Fabio. Cioè, Anche se io sono più bello, naturalmente, io e certo. mia sorella, quando io mi sono laureata, vi dico questo aneddoto, quando io mi sono laureata, le mie amiche e in generale i parenti che c'erano lì non conoscevano ancora bene Fabio e mio cognato, e quando li hanno visti, non sapendo chi fossero, la prima domanda che ci hanno fatto è: ma sono fratelli? E noi abbiamo detto assolutamente no. Quindi per dirvi quanto si assomigliano, effettivamente hanno una grande somiglianza, non so come mai, perché cioè io e mia sorella abbiamo sempre detto che ci piacciono gli uomini neri, mori, con gli occhi verdi e scuri di carnagione, abbiamo scelto due biondastri con gli occhi azzurri e chiari come il Magari ho una prerogativa dei ragazzi di colore. Chi ha orecchie per intendere, intenda. latte. No. E il bello che Fabio è tornato tutto gasato e mi ha detto: oh, mi hanno scoppiato per il papà. Era tutto contentino. E poi è stato bravo perché stavolta devo dire che Trevini è stato bravo. Il Topi è stato bravo perché è stato tutto il tempo con i bambini a giocare. C'è ancora lo sbaffo da cioccolata perché si è magnato. Ecco, si è magnato un gelato con. Mamma mia, quel gelato era qualcosa di fotonico. Al cioccolato fondente all'arancia, c'è cioè qualcosa di Buono. buonissimo. E mio papà è andato a pescare perché lui adora pescare, è uno dei suoi sport preferiti. Tra l'altro abbiamo rivisto il nostro idolo, Beppe Maniglia. Ragazzi, io non so chi di voi conosce Cattolica o è mai venuto a Cattolica, Ha la ma pagina Facebook, andate a vedere Beppe Maniglia, ragazzi, io anche su YouTube. lo conosco Beppe da Maniglia. quando avevo 2 anni, quindi per me è un idolo, ma Beppe Beppe, cioè è qualcosa di inesplicabile. È l'essenza dell'uomo. No, e poi è l'essenza di Cattolica, cioè non ci sarebbe Cattolica senza Beppe e non ci sarebbe Beppe senza Cattolica. Niente, adesso mi sa che noi vi salutiamo. Dormiamo, ora è la mattina alle 6 sveglia. Mercato. Mercato. Andiamo a camminare prima. Poi mercato. No, adesso non so se riusciremo ad andare al mercato, spero di sì, perché anche mia mamma è una mercato dipendente, shopping dipendente come me, probabilmente di più anche di me. Scusate, Non riesce scusate, più a tenerlo. sono Comunque, stanco. dato che sia io che Fabio che mia mamma siamo 3 shopping dipendenti, sicuramente domani andremo al mercato a fare un giro. E dato che hanno messo bel tempo, poi passeremo tutto il giorno in spiaggia e poi basta. E poi alla sera magari andiamo a fare un giro, cercheremo di convincere anche il mio papino, perché Sì, a qua provare dei gin tonic. sì, ma poi qua è bellissimo perché sulla
sul lungomare c'è una ciclabile dove ci sono tutte le bancarelle, quindi per me è il top. Fatemi sapere se anche voi avete un posto nel cuore della vostra infanzia dove non riuscite a non andare almeno una volta all'anno come me, che vi rapisce e vi fa tornare in mente tutte le cose da piccoli che facevate. Vai. E basta, niente, dai, Mi non tocca a te. dilunghiamoci, noi adesso andiamo a letto e vi mandiamo un grosso grosso bacione e ci vediamo al prossimo video.